Dopo l'impresa compiuta su Pokémon Rosso Fuoco senza centri Pokémon, quest'oggi eccoci ritornati con una challenge dal sapore un po' più tradizionale. Su Twitch, seguendo le orme del nostro Pikachu di Pokémon Rubino, ho eseguito una run di Pokémon Platino utilizzando solamente un unico Shedinja. Le regole le ho presentate ormai circa 3 settimane fa in un video apposito, ma in ogni caso le ricapitolo in breve. Sarà possibile intraprendere l'intera avventura utilizzando un unico esemplare di Shedinja. E qualora vi fosse la necessità di utilizzare un secondo Pokémon, ad esempio per una lotta in doppio obbligatoria, questo Pokémon non deve esercitare alcun ruolo attivo di rilievo durante la battaglia. Inoltre, ovviamente, è consentito utilizzare schiavi MN per procedere fisicamente nel gioco. Ma anche così sarebbe stato troppo facile. Date le caratteristiche estremamente peculiari di Shedinja, sarebbe infatti bastato al momento giusto spammare una moltitudine di attacchi X per vincere agevolmente la stragrande maggioranza degli incontri. E dunque, siccome le cose vanno fatte bene, abbiamo deciso di bandire ogni strumento utilizzabile su Shedinja durante una battaglia. In ultimo, a differenza di quanto fatto per Pokémon Rosso Fuoco senza centri Pokémon, ci siamo imposti di non controllare la wiki per quanto riguarda i moveset dei Pokémon avversari o le loro abilità, dovendo fare dunque affidamento solo e soltanto sui ricordi che possedevamo di Pokémon Platino. Queste erano le regole che ci siamo autoimposti, ma se vogliamo vederla entro una certa prospettiva, a sottoscriverne altre è stato proprio Shedinja. Per chi non ne fosse al corrente, e durante le live ho notato che molte persone non lo sanno, Shedinja è un Pokémon unico nel suo genere. La statistica dei suoi PS, infatti, è programmata per non andare mai oltre il valore di 1, nemmeno tramite l'utilizzo di PS su e simili. Se questo è il grande svantaggio di questo Pokémon, dalla sua Shedinja possiede l'abilità Magidifesa, che gli consente di essere colpito solo da attacchi super efficaci. Essendo Shedinja di tipo Coleottero Spettro, le uniche mosse che di fatto possono colpirlo sono di tipo Fuoco, Roccia, Volante, Buio e Spettro. Ma allo stesso tempo la mossa più debole appartenente a questi 5 tipi lo uccide. Inoltre Magidifesa non rende Shedinja immune alle condizioni climatiche, come ad esempio la grandine o la tempesta di sabbia, né tantomeno dalle mosse di stato come Tossina o dalle abilità come Scoppio e Cartavetro. Insomma, in alcuni specifici casi questa challenge passerà da essere una semplice solo run con un unico Pokémon ad una sfida a non subire alcun tipo di danno. Tante sono le insidie che ci aspettano a Sinnoh, ed elencarle tutte adesso sarebbe sicuramente anticlimatico. Preferisco, al contrario, farvele vivere passo per passo insieme a me, in quello che è il racconto della run probabilmente più soddisfacente della mia vita. Clicchiamo un nuovo gioco e per un attimo ci lasciamo cullare dalle note dell'host di 2 foglie. Ma è già arrivato il momento di tryhardare. La sfida è troppo complessa per poterci permettere delle leggerezze in questo momento. Infatti è proprio in questa parte iniziale di gioco che occorre porre le basi per prepararci al meglio rispetto a ciò che ci aspetta. Inserisco Shedinja negli starter al posto di Turtwig, così da permettere a Barry di scegliere il Pokémon più ostico da affrontare, giusto per non farci mancare nulla. Scegliamo il nostro Shedinja e parte la prima lotta con Barry, che è matematicamente vinta in nostro favore. Ma questa, signori miei, è una battaglia che non ci interessa, perché prima di proseguire è necessario cercare lo Shedinja giusto per noi. Ci serve intanto una natura che promuova l'attacco o la velocità senza inficiare nessuno dei due. Ma cosa ancora più importante, ci servono buone IV. Per chi non lo sapesse, le IV sono valori nascosti, compresi tra lo 0 e il 31, che ogni Pokémon possiede e che contribuiscono alla crescita di una determinata statistica. Chiaramente, più il valore è alto, più la statistica sarà alta in prospettiva. Con nostra fortuna, al quarto reset troviamo uno Shedinja di natura allegra, che aumenta la velocità in sfavore dell'attacco speciale che a noi non serve, ma soprattutto con 27 IV in attacco e 20 in velocità. Inutile dire che ce lo facciamo andare bene, ma non proseguiamo ancora. Già, perché arrivati a questo punto non solo è necessario grindare per evitare future sconfitte, ma è anche necessario farlo bene. Il nostro Shedinja, infatti, va evsato correttamente. In questo caso parliamo di altri valori nascosti, ossia le Effort Values, meglio note come EVS. Questi ultimi, a differenza degli EV, non si generano quando un Pokémon appare, ma vengono guadagnati da quest'ultimo ogni qualvolta affronta un determinato Pokémon. Ogni Pokémon sconfitto, infatti, fornisce una determinata quantità di Effort Values in una specifica statistica, contribuendone alla crescita. Ad esempio, Starly e Shinx forniscono, quando sconfitti, rispettivamente una EV in velocità e una in attacco. E dunque, fino a Mineropoli, grindiamo dove possibile affrontando solo e solamente questi Pokémon. Inoltre, a Sabbia Fine, il professor Rowan ci consegnerà la MT Ritorno, che ci tornerà davvero utilissima. A Jubilopoli sconfiggiamo Barry, che inspiegabilmente non utilizza braciere, e in pochi minuti siamo già a Mineropoli. Qui, come potrete immaginare, troviamo il primo grande scoglio
della run. Il capopalestra Pedro si presenta con Geodude al 12, Onix al 12 e Krenidos al 14. Entriamo in palestra, prima al livello 14 e poi al livello 20, e nonostante gli allenatori al suo interno vengano sconfitti nonostante qualche inciampo, contro Pedro è evidente che non abbiamo speranze. Fortuna vuole che a nord di Mineropoli ci sia uno spot praticamente perfetto per allenare Shedinja. Machop e Ponyta, infatti, in questo luogo ci forniscono rispettivamente una EV in attacco e una in velocità. Come risultato, dopo un'intera serata passata a livellare, ci ritroviamo con Shedinja a livello 31 e con 255 EV in attacco, che è il massimo, e 231 in velocità. Poco prima, nei pressi del varco Mineropoli, abbiamo appreso che il tasso di allevamento di Shedinja, cioè la velocità con cui il Pokémon cresce, è irregolare. Il che significa che l'esperienza del Pokémon crescerà più velocemente all'aumentare del suo livello. E se in questa fase di gioco la cosa è stata sfavorevole perché il nostro livello era basso, come vedrete più avanti ci tornerà incredibilmente utile. Ci presentiamo da Pedro con un'autentica macchina da guerra, ma ancora priva di stab di tipo spettro. Grazie ad un ritorno già incredibilmente potente, dato l'affetto sviluppato con Shedinja in grinding, Krenidos e Geodude sono giù in un colpo. Ma Onix resiste ancora. Ci vediamo costretti, per la prima volta, a cercare un Axe. Contro Onix, al primo turno, andiamo di Stordiraggio, sperando in questo modo di stollare due attacchi del Pokémon e di poterlo così eliminare con ritorno. E nonostante l'immensa sfortuna, dopo 5 nostre sconfitte, Onix riesce a colpirsi due volte di fila e noi riusciamo a portarci a casa la prima medaglia. Come intuibile, il grinding compiuto, ma soprattutto le EV guadagnate, ci consentono di vivere di rendita per una buona fetta del gioco. Il Team Galassia viene facilmente sgominato tanto a Jubilopoli quanto all'impianto turbine. All'interno del bosco di Evopoli non incontriamo alcun tipo di resistenza e addirittura Gardenia non avrà mosse per attaccarci e dovrà necessariamente farsi da parte. Infine, nonostante la paura per lo Skuntank di Jovia, che avrebbe avuto sicuramente una mossa per one-shottare Shedinja, il nostro Pokémon con ritorno riesce ad outspeedarlo e ci portiamo a casa anche questo match. Ma è già tempo di ridimensionare la nostra forza. È il momento di scendere per la pista ciclabile, dove ci attendono a nord di Mineropoli una moltitudine di Pokémon di tipo roccia agguerritissimi. In un paio di occasioni le mosse della CPU ci regaleranno delle preziosissime vittorie. Ma è ad ovest di Quoripoli che incontriamo per la prima volta una minaccia che sarà terribilmente ricorrente in futuro. Di fronte a Shedinja, l'Onix di un avventuriero setta la tempesta di sabbia. E Shedinja, a fine turno, deve fatalmente cedere. Per la prima volta, non volendo collezionare morti gratuite, siamo costretti a saltare l'allenatore e aggiungere in fretta e furia a Quoripoli. Qui, all'interno del Parco Concordia, otteniamo la Lastra Tetra, che ci accompagnerà per lungo tempo fino alla Lega Pokémon. Ci apprestiamo dunque, forti di questo potenziamento, ad affrontare la palestra di Fenni, e affrontando un comunissimo allenatore all'interno di questa palestra che ci troveremo di fronte ad una minaccia allo stato attuale ingestibile. Scoppio di Drifloon. Shedinja e KO. L'abilità di Drifloon si attiva quando viene attaccato da mosse fisiche, ma attualmente noi non abbiamo alcuna mossa speciale disponibile. Di fronte ad una tale situazione, almeno per ora, Shedinja non può nulla. Parte allora una sorta di nascondino all'interno della palestra per cercare di evitare ogni allenatore possibile e giungere integro da Fenny. Essendo in questo gioco la terza capopalestra, Fenny non possiede Drifloon e conseguentemente non possiede Scoppio. Otteniamo agilmente sia la medaglia che la MT Ombra Artigli, che ci tornerà davvero fondamentale. Sconfiggiamo in due tentativi Barry e ci dirigiamo verso Flamminia. Sulla strada ci fermiamo ad esplorare la Torre Memoria, ma la nebbia al suo interno fa calare la precisione di Shedinja e siamo costretti, per non cercare una cattura su Starevia, che per Shedinja è una minaccia, a tornare nei primissimi percorsi catturando un innocuo Starly per insegnargli la MN Scacciabrume e successivamente Volo. Dopo aver completato le nostre esplorazioni con l'intento di livellare ancora Shedinja, ci avviamo verso Rupepoli, ma sarà alle porte di questa città che incontreremo forse l'ostacolo più grande. L'ultimo allenatore obbligatorio da affrontare per procedere nel gioco possiede Drifblim e possiede Scoppio. Le proviamo tutte, proviamo ad axare con Stordiraggio, a colpire Drifblim non mortalmente confurto, a passare da Pratopoli che purtroppo è sbarrata. Alla fine comprendiamo che l'unica soluzione razionale è provare ad imparare una mossa speciale. L'unica a nostra disposizione in questo momento è Palla Ombra, che però Shedinja impara a livello 59. Non ha
abbiamo molta scelta. È il momento di rimboccarsi le maniche. Dopo un'estenuante sessione di grinding, all'interno della quale Prosh e Dinja verso la fine già dimostra di crescere a ritmi relativamente rapidi, a livello 59 apprendiamo palla ombra e nonostante l'irrisorio attacco speciale di cui siamo a disposizione, Drifblim va giù e possiamo proseguire. Giunti ad un tale livello, ma soprattutto ad un attacco pari a 164 punti, Marzia non può nulla ed è costretta a cederci la quarta medaglia. Ma la verità è che giunti a questo punto, nessun Pokémon può davvero competere con Shedinja. O meglio, nessun Pokémon da solo. Si sta per palesare un'altra minaccia mortale. Al deposito Galassia, ad attenderci, due reclute e Lucinda. La lotta comincia, al nostro fianco Clefairy di Lucinda. Davanti a noi, due Zubat, entrambi con attacco d'ala. A turno 1 Clefairy di Lucinda fa gravità e i due Zubat ovviamente si dirigono entrambi verso Shedinja. È una sfida matematicamente persa. Serve una strategia. Insegniamo fossa a Shedinja, che fallirà in questa occasione, ma ironicamente rimarrà nel moveset fino alla fine. In questo caso tentiamo una combinazione con gravità di Clefairy, sicuri di poter colpire Zubat grazie a questa mossa e sperando che i due Pokémon avversari si dirigano verso Clefairy con Shedinja sottoterra. Il risultato è che dopo aver abbattuto uno Zubat, il secondo inevitabilmente colpisce il nostro Pokémon e siamo punto a capo. Proviamo ad aumentare la nostra illusione con doppio team sperando in due miss di fila degli Zubat. Ma clamorosamente per 10 lotte di fila nemmeno un attacco d'ala va a vuoto. Arrivati a questo punto avevamo pensato a tutto. Bandana, Lumin Polvere, Focal Nastro, mosse ad area. Tutte opzioni fisiologicamente fuori dalla nostra portata. Rimaneva un'unica cosa da fare. Affidarsi a Lucinda. Il che significa, nel pratico, insegnare protezione a Shedinja, tentare una double protect e sperare che Clefairy faccia qualcosa. Ed è proprio proteggendoci al primo turno e dunque accedendo per la prima volta al secondo che scopriamo che Lucinda è molto più intelligente del previsto. Gravità non era una mossa utilizzata semplicemente per bloccare a terra i due Zubat nemici. Gravità serviva per aumentare la precisione di Kanto. Dopo un tentativo fallito riusciamo a trovarci 2 contro 1 e Shedinja ha la strada spianata non solo verso la vittoria ma anche e soprattutto verso Pratopoli. In realtà sul tragitto incontriamo un'altra minaccia che però fortunatamente sarà molto rara e soprattutto evitabile. Di fronte ad un allenatore con Porygon, quest'ultimo tramite la propria abilità traccia copierà la nostra di abilità rendendosi immune a tutte le nostre mosse. Non potendo noi apprendere alcuna mossa di tipo lotta siamo costretti a utilizzare scontro che ovviamente ci manderà a casa per il contraccolpo. La lotta sarebbe affrontabile teoricamente utilizzando mosse come Tossine Stordiraggio. Ma siccome attualmente ne siamo sprovvisti e non possiamo permetterci di modificare il nostro moveset, evitiamo l'allenatore e proseguiamo. Al di là di questo piccolo incidente di percorso, giungiamo in tutta calma a Pratopoli e sempre in scioltezza sconfiggiamo tanto Omar quanto il Team Galassia. Prima di dirigerci verso Memoride però, occorre farmare alcune squame cuore nei sotterranei e reinsegnare Furtivombra a Shedinja, precedentemente rimossa in favore di protezione. Fatto ciò, passando ad ovest di Pratopoli, giungiamo nei pressi del percorso 210, dove con Shedinja, ormai a livello 70, non abbiamo alcun tipo di difficoltà e giungiamo illesi a Memoride. Qui facciamo per la prima volta conoscenza con il team di Cyrus, che almeno per ora non ci creerà problemi. E finalmente, grazie all'ottenimento di Surf, possiamo dirigerci a Canalepoli, non prima di aver esplorato alcune zone secondarie della regione. Arrivati in una delle città più belle che Pokémon abbia mai proposto, la calma sembra piatta. Barry viene agilmente sconfitto e ci apprestiamo ad affrontare la palestra di Ferruccio. Qui però, dopo un altro grande periodo di calma ci attende una nuova burrasca. Il sangue si gela nelle nostre vene quando un semplice allenatore con il proprio Steelix utilizza Terrempesta. Shedinja non può nulla, è giù. Con tanta buona volontà cerchiamo e alla fine otteniamo un crit di Ombra Artigli, ma la minaccia appena eliminata è solo l'anticamera di ciò che davvero ci aspetta. È il turno di Ferruccio. Parte la sfida con il padre di quel capopalestra che ci ha costretto a evsare a inizio gioco. Il suo primo Pokémon è Magneton, Shedinja utilizza Fossa e Ferruccio inaspettatamente manda in campo Bestiodont che viene obliterato da Shedinja. Ma la gioia, signori miei, lascia presto spazio al terrore. Per Ferruccio entra Steelix che utilizza Terrempesta e il suo livello è tanto alto da impedire anche a un crit di Ombra Artigli di eliminare il Pokémon. Sembra assurdo, ma nonostante il nostro livello 81, occorre ancora grindare. Con la coda tra le gambe ci vediamo costretti a fuggire sull'isola Ferrosa, dove con Marisio, non senza difficoltà, principalmente legate al dover fare affidamento sulla CPU di quest'ultimo, sconfiggiamo ogni allenatore presente sull'isola, Team Galassia compreso. Torniamo a Canalepoli con il coltello tra i denti e forti del nostro livello 85 tentiamo l'impresa. Il copione, però, sarà inaspettatamente diverso rispetto alla prima lotta. Dopo aver constatato
rivelato che nello switchare Magneton, Ferruccio potrebbe mandare Steelix al posto di Bastiodon. Anziché utilizzare Fossa e dunque lasciare a Steelix il tempo di settare Terrempesta, utilizziamo direttamente Ombrartigli. E la scelta si dimostra vincente. Grazie ai 4 livelli acquisiti, ora Ombrartigli con un singolo colpo riesce a togliere a Steelix più di metà vita. E quest'ultimo, fatalmente, non troverà il tempo di settare la tempesta di sabbia. E così, nonostante il tanto sudore versato, ci portiamo a casa la sesta medaglia. Dopo aver affrontato e sconfitto invano Saturno e Giovia, rispettivamente al Lago Valore e al Lago Verità, è però giunta l'ora di affrontare quello che forse è stato il momento più sublime dell'intera run. Rowan con noi è chiaro, occorre recarsi a Nevepoli. Il problema? La grandine. Su tutta la strada da percorrere per giungere all'estremo nord di Sinnoh, infatti imperversa una grandinata che di fatto condanna a morte il nostro Shedinja. Ma qualcuno ha voluto che nemmeno di fronte a questa minaccia non ci fosse speranza. Già in precedenza, in un tentativo poi risultato vano di contrastare Terrempesta, avevamo insegnato a Shedinja Giorno di Sole, che di fatto è l'unica carta che possiamo giocare per tentare di giungere in lesi a Nevepoli. Ad ogni battaglia ci troviamo dunque costretti, a turno 1, a dover cambiare il clima, con il risultato che potenzialmente regaleremo un hit gratuito all'avversario che ci manderà ugualmente KO. Affrontiamo un Porygon 2 che nuovamente si dimostra invincibile e facciamo la conoscenza di Corpo di Fuoco, ma al di là di queste due occasioni siamo davvero fortunati. In più casi il primo Pokémon mandato da un allenatore non ha mosse super efficaci contro Shedinja, mentre il secondo sì, consentendoci in questo modo di settare in tutta calma il nostro Giorno di Sole. In molti casi anche solo una banale inversione dei Pokémon di un allenatore avrebbe reso incredibilmente più difficile la sfida. Per il rotto della cuffia giungiamo a Nevepoli, dove Bianca non può nulla di fronte ad uno Shedinja ormai irreale a livello 91. Dopo aver consolato Barry e la Riva Arguzia, ci intrufoliamo nel rifugio del Team Galassia, dove faremo la conoscenza per la prima volta di quella che sul Monte Corona diventerà letteralmente una fobia: Sbigo Attacco. Ad usarlo è un Glammeow, che tra l'altro non possiamo nemmeno sfidare con Furtivombra perché è di tipo normale. La soluzione più veloce e razionale a questo punto è affrontare il nemico con le sue stesse armi. In una casa ad ovest di Pratopoli, grazie ai cocci raccolti per tutta Sinnoh, insegniamo Sbigo Attacco a Shedinja sacrificando nuovamente Furtivombra e rimuovendo temporaneamente la lastra tetra per fare spazio alla lastra timore. In questo modo riusciamo a procedere indisturbati per l'intero rifugio. Nemmeno Cyrus e Saturno, almeno per ora, possono fare qualcosa. Ma ad attenderci c'è uno dei momenti più alti che Pokémon abbia mai conosciuto. Scalato il Monte Corona, dopo due Sbigo attacchi riusciamo a sconfiggere le reclute che proteggono l'entrata della vetta lancia. E sarà proprio qui che clamorosamente vinceremo al primo tentativo la sfida contro Martes e Giovia, riuscendo a non colpirci da soli dopo uno stordiraggio di Bronzor. Cyrus invoca Dialga e Palkia, tentando di prendere il controllo del loro potere con la rosso catena, appare Giratina e lo catapulta nel mondo distorto. Guidati dai Pokémon dei laghi, ci facciamo strada per il regno di Giratina, dove ci attende l'ultima lotta contro Cyrus. Ondun viene giù con una fossa, ma Ancharou resiste ad un ombra artigli e ci rispedisce a casa. Ci vediamo nuovamente costretti a cambiare lastra, dalla lastra timore alla lastra tetra per ripotenziare ombra artigli, e in questo modo Ancharou non può nulla. I restanti Pokémon di Cyrus capitolano uno ad uno. L'ultimo suo Pokémon però è Gyarados, che con prepotenza diminuisce il nostro attacco. Probabilmente, se l'avesse fatto prima, avremmo dovuto cercare contro Ancharou un brutto colpo. Con ombra artigli infine calmiamo Giratina, Cyrus si lascia inghiottire dal mondo distorto e noi ci avviamo verso Arenipoli, ma soprattutto verso la Lega Pokémon. Ad ovest di Arenipoli, prima di affrontare Corrado, Shedinja raggiunge finalmente il livello 100 e il capopalestra non può nulla contro il suo strapotere. Nella Via Vittoria siamo costretti a saltare una lotta in doppio particolarmente ostica e al di là di piccoli ma risolvibili incidenti di percorso, sulle note dell'host della Lega Pokémon ci prepariamo alla sfida finale. Prima della sfida finale contro i Super 4, però, ci attende Barry al varco. E l'ultima sfida contro il nostro rivale sarà anche la più ostica. La prepotenza eseguita a turno 1 da Staraptor fa sì che Taglio, momentaneamente sostituita a Sbigo Attacco, non possa bastare. Staraptor va giù con un brutto colpo, ma contro Snorlax non abbiamo speranze. Ci troviamo costretti non solo a reinsegnare il ritorno a Shedinja, ma per buttare giù Snorlax acquistiamo al casinò di Rupepoli per 1000 gettoni un plessimetro, che ci consentirà di aumentare la forza di ritorno quel tanto che basta per uscirne
millesi. Superato anche quest'ultimo ostacolo, ci prepariamo meticolosamente e ci presentiamo al varco della Lega Pokémon con le mosse Ombra Artigli, Giorno di Sole, Fossa e Furtivombra, riesumata per la seconda volta. Nella borsa, come reliquie, teniamo due focalnastri farmati a sud di Sabbiafine. Ma almeno per il momento, Shedinja porta con sé una lastra tetra ormai divenuta storica. Oltre alla campionessa, la grande minaccia è rappresentata dall'Hippowdon di Terry, che entrando in campo setta automaticamente la tempesta di sabbia e possiede mosse super efficaci contro Shedinja. Inutile dirvi che un focalnastro andrà sprecato con lei. E se Giorno di Sole da Canalipoli in poi è rimasta nel nostro moveset, ciò è dovuto unicamente a questa battaglia. Tiriamo un sospiro ed entriamo. Contro Aron un'iniziale leggerezza ci procura una sconfitta, ma rimediamo in fretta e ce ne sbarazziamo agilmente. È già il momento di Terry. Siamo fortunati e riusciamo a sconfiggere 3 dei suoi 5 Pokémon e la vittoria inaspettatamente si palesa dietro l'angolo. Ma all'ultimo Whiskash viene ritirato, entra Hippowdon che setta automaticamente la sabbia e regge addirittura un'ombra artigli, dimostrandosi più ostico del previsto. Ma fosse solo questo il problema, la situazione sarebbe facilmente risolvibile leggendo lo switch di Hippowdon e facendo Giorno di Sole in quell'esatto turno. Ma prima vi ho detto che siamo stati fortunati. Questo perché, contro Rhyperior, abbiamo evidentemente preso solo un buon roll. Al secondo tentativo regge e Devasto Masso ci annichilisce del tutto. Per superare questo ostacolo non basta la strategia, dobbiamo sfidare la statistica. Al terzo tentativo, quasi fosse una mana dal cielo, Fossa critta su Rhyperior. Entra Whiskash e subito dopo lascia il posto a Hippowdon. Noi leggiamo lo switch e togliamo immediatamente la tempesta di sabbia utilizzando Giorno di Sole. Hippowdon attacca con Pietrataglio, ma il nostro focalnastro ci consente di resistere e con Furtivombra eliminiamo la minaccia. Infine Whiskash, sostituito fino alla fine dalla Super 4, si dimostra incapace di attaccarci e proseguiamo. Arrivati a questo punto però, occorre fare dei cambi strategici. Giorno di Sole viene sostituita nella speranza che più avanti non serva e al suo posto rientra Ritorno. Inoltre a Shedinja viene riassegnata la lastra tetra, risparmiando il focalnastro per la campionessa. Contro Vulcano abbiamo molta fortuna. Rapidash missa un rimbalzo che avrebbe messo fuori gioco non solo la nostra mossa, ma anche Shedinja stesso. E contro Magmortar riusciamo subito a non incappare in Corpo di Fuoco. Gli altri Pokémon del Super 4 a questo punto capitolano uno ad uno e stessa sorte toccherà a Luciano, incapace con i suoi Pokémon di tipo psico di resistere al nostro strapotere. Ma non sarò io a dirvi che cosa ci aspetta oltre quella porta. Sarà la musica a parlare e quell'intermezzo, quel pianoforte che fa da preludio ad una delle lotte meglio costruite di sempre. Azzarderei a dire, forse la migliore. Ma il tempo per tergiversare è finito. Shedinja scalpita ed è pronto alla lotta. Tutte le sconfitte subite non sono altro che cicatrici, la cui crosta sono le strategie che abbiamo elaborato fino ad ora. Ed ognuna di esse ritorna inesorabilmente qui, dinanzi alla sfida più difficile di sempre. Lost si interrompe e parte la battaglia. Camilla manda in campo Spiritomb, noi Shedinja. Tremiamo l'idea di Sbigo attacco, ma attacchiamo prima noi e un'ombra artigli basta. È 1-0. Dentro Togekiss, qui entra in gioco Ritorno, insegnata poco fa. Siamo più veloci e colpiamo con una mossa a 102 di potenza. Mai come adesso, maledico la natura che abbiamo scelto per Shedinja. Togekiss regge a vita rossa e con Etere Lama incassiamo la prima sconfitta. Serve Focalnastro, ma così facendo perdiamo il boost di Lastra Tetra e non sappiamo se Spiritomb andrà giù. Tentiamo la sorte e la fortuna ci sorride. Spiritomb non resiste, siamo di nuovo 1-0. Passiamo oltre a Togekiss sacrificando Focalnastro come previsto, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Entra Garchomp, Ombra Artigli non lo one-shotta, lancia fiamme e siamo punto a capo. Serve una strategia, ma abbiamo delle carte da giocarci. Ombra Artigli può critare facilmente, abbiamo un plessimetro, ma tutto ciò è rovinato da Togekiss, che in questa generazione possiede il tipo normale e non può essere colpito. Dopo 10 minuti di riflessione e un'altra sconfitta, capiamo due cose. Uno, Furtivombra non ci serve più perché outspeediamo tutti, e due, qualche Pokémon di Camilla deve missare. E allora fuori Furtivombra per la quarta volta e dentro doppio team. Aumentare l'illusione è una tecnica che in questa sfida non ci ha portato fortuna, ma allo stato attuale non abbiamo altra scelta. Sulle soglie della nostra 90esima morte entriamo nella sala della campionessa. Spiritomb va giù come da copione e ci ritroviamo nuovamente di fronte a Togekiss. Serve spammare doppio team e pregare. Entra il primo doppio team, Togekiss attacca, missa! Tento la follia, un altro doppio team. Parte Etere Lama.
Forse, se Togekiss avesse avuto una mossa con quel pizzico in più di precisione, parleremmo di un'altra storia, secondo Miss di Fila. Ora è il momento cruciale. Abbiamo fuoco al nastro, possiamo permetterci un hit, ma uno tra Togekiss e Garchomp deve missare. Parte il ritorno di Shedinja. Come tradizione vuole, Togekiss resiste a Vita Rossa. Ma qualche dio deve aver apprezzato la live, perché per la terza volta Etere Lama fallisce. Camilla tenta invano di curare Togekiss, ma non ha più scampo. Siamo 2-0. Abbiamo finalmente ottenuto quello che volevamo. Siamo di fronte a Garchomp con una buona illusione, con il fuoco al nastro e con una buona probabilità di crittare con Ombra Artigli. Per Camilla c'è un'unica possibilità: colpirmi con lanciafiamme e scottarmi. Parte Ombra Artigli di Shedinja, non critta. Garchomp recupera vita con la sua baccacedro e sfodera il suo lanciafiamme. Sotto le fiamme ardenti, l'immagine residua di Shedinja viene cancellata. Quarto miss di fila di Camilla. Nonostante la baccacedro, Garchomp al secondo Ombra Artigli è giù. Mancano gli ultimi tre Pokémon, Lucario e giù di fossa. È il momento di Roserade. Tremiamo, perché nonostante il nostro fuoco al nastro, Roserade potrebbe avere vele in punto e noi abbiamo solo mosse fisiche. Se ci avvelena, è finita. Mai riusciremo a ritornare a questo punto in queste condizioni. Parte Ombra Artigli, Roserade è giù e del veleno nemmeno l'ombra. Solo finita la lotta scopriremo che il Pokémon di Camilla possedeva in realtà Alternacura. Milotic viene one-shottato, ma anche qualora non fosse stato così, avevamo ancora un fuoco al nastro. La vittoria è nostra, siamo campioni di Sinnoh. La sala d'onore ci accoglie, ma soprattutto accoglie Shedinja, un Pokémon morto che forse, proprio grazie a questa challenge, nei cuori degli spettatori di Twitch è divenuto immortale. E anche questo riassunto è finalmente giunto al termine. Almeno per voi, io devo ancora editarlo tutto. E spero di divertirmi nel farlo almeno la metà di quanto mi sono divertito ad eseguirlo nel pratico. Oltre al divertimento, che è quasi scontato quando si parla di queste sfide, devo dire che giocando con Shedinja ho notato alcune cose interessanti. Ad esempio, alcuni ragionamenti della CPU di fronte a Shedinja mi hanno letteralmente salvato. Molti allenatori, mandando in campo un Pokémon inizialmente incapace di farci del danno, switchavano automaticamente su un altro Pokémon, con il risultato che di fatto mi regalavano un hit gratuito. Inoltre penso che Shedinja impari il giorno di sole con il preciso intento di creare un counter per le condizioni climatiche. Non ha alcun senso a livello di lore che possa imparare questa mossa, e posso immaginare che gli sia stata attribuita solo per una questione di coverage. Come al solito in challenge di questo tipo, le lotte tendenzialmente più difficili non necessariamente lo sono, e anzi molto spesso sono gli allenatori meno rilevanti all'interno del gioco a possedere dei counter devastanti. Per il resto devo dire che è stata davvero un'avventura soddisfacente, direi ai livelli di Pokémon Rosso Fuoco senza centri Pokémon, anche se le due cose a mio avviso è difficile compararle. Nella prima abbiamo più improvvisato le strategie, mentre nella seconda era tutta una questione di game plan. In ogni caso, come al solito, le emozioni che spero di avervi trasmesso con questo riassunto non sono paragonabili a quelle che si vivono in live, e non perché queste ultime siano migliori, semplicemente sono due esperienze diverse. E per comprendere le reali emozioni che sono state provate, non ammantate della retorica che è necessaria per creare un bel video, vi invito a passare da Twitch, dato che a brevissimo faremo la nuova challenge che penso di annunciare su YouTube domani. Comunque direi che il video, ragazzi, è già durato abbastanza. Penso di aver battuto ogni record per quanto riguarda i video delle challenge e spero che ne sia valsa la pena. Se il video vi è piaciuto, io vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Come già detto, vi invito a passare da Twitch per godervi queste e altre live e a premere la campanella per ricevere invece sempre i feed. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.